è il segno del patrono, è un segno molto, molto significativo. Già Gregorio Magno nel VI secolo diceva Sanctus Donatus Seu, ossia Arezium, Arezzo. Quindi toccare San Donato significa andare intorno all'identità del nostro popolo. La cappella di San Donato, che si trova all'interno della pieve di Santa Maria ad Arezzo, tornerà al suo antico splendore. Ha infatti preso avvio il restauro grazie al supporto del Rotary Club di Arezzo, che quest'anno festeggia il suo 70° anniversario. Personalmente, come club, dà un senso emotivo, anche di appartenenza e di orgoglio, perché ci dà la possibilità di donare alla città questi luoghi sconosciuti. I lavori di restauro, previsti in circa 4 mesi, interesseranno sia la cappella che la sala capitolare della chiesa. Seguiremo tutte le fasi di restauro necessarie, visto l'evidente degrado di tutte le superfici. Quindi si farà la fissatura del colore, la stuccatura di tutte le lacune, il consolidamento degli strati degli intonaci e infine il restauro pittorico. Si tratta di un angolo ancora poco conosciuto, le pesanti infiltrazioni di umidità lo avevano infatti reso poco accessibile, ma a breve lo spazio utilizzato come magazzino sarà restituito alla cittadinanza. E questo è il modo proprio per far vedere, diciamo, l'Arezzo nascosta, le cose belle che ci sono, che naturalmente per rendere visibili vanno restaurate, rese dignitose. E io spero che sarà anche una sorpresa per gli aretini, insieme a tante altre cose che abbiamo cercato di fare e che faremo. Penso che dopo questo qualcosa anche sulla facciata, con l'aiuto di anche altri collaboratori e sponsor, vedremo di restaurare anche le due lunette esterne della facciata, molto deteriorate, però significative.